Benvenuti a un altro appuntamento con l'Indiscreto. Sono i nostri 30 minuti in compagnia di un ospite, un personaggio del nostro territorio e non solo. E servono a conoscerci un po' meglio, a capire anche il punto di vista del nostro ospite. E oggi abbiamo il piacere di avere qualcuno che il nostro territorio lo conosce perché viene spesso a trovarci, perché viene a far formazione, viene anche a cercare di confrontarsi, di apportare e di creare dei legami anche con i giovani di questo territorio che cercano di capire ancora di più di che cosa. Beh, lo capiremo insieme a lui. Siamo in compagnia del professor Domenico De Masi, docente alla Sapienza di Roma di Sociologia delle Professioni. Benvenuto professor De Masi al nostro Indiscreto. Grazie a voi dell'accoglienza. Grazie a lei per averci concesso questa intervista e per aver permesso all'Indiscreto di conoscere meglio il suo pensiero, il suo punto di vista, anche per aiutarci a capire come si sta evolvendo il nostro pianeta lavoro e non solo società italiana in continua evoluzione. Ma cosa significa insegnare sociologia delle professioni? La sociologia è una materia che cerca di capire i rapporti che ci sono tra la società e alcuni aspetti della società stessa. Che influenza ha la società sulle professioni e che influenza le professioni hanno sulla società. E di questi tempi, qual è l'influenza? Qual è il rapporto che hanno società e professione? A questi tempi la professionalità è praticamente la risorsa maggiore che ha un paese. Un paese come l'Italia è nel primo mondo. Il primo mondo vive soprattutto producendo idee, mentre decentra nel terzo mondo, nei paesi emergenti, sempre di più la produzione di beni materiali, cioè le fabbriche. Quindi in un paese come l'Italia non avere un gruppo professionale agguerrito, aggiornato, creativo, significherebbe piombare nel terzo mondo. E questo esiste oggi in Italia? Abbiamo dei professionisti che hanno competenze davvero all'avanguardia che possono anche tenere e competere, insomma, con altri tipi di competenze europee, non solo? Guardi, i paesi al mondo sono 194, se ricordo bene. Di questi 194, 34 sono i paesi dell'OCSE, cioè i paesi più avanzati, più industrializzati. L'Italia fa parte di questi 34. Tra i paesi dell'OCSE poi 8 sono i più avanzati sul piano tecnologico, sul piano professionale, come prodotto interno lordo e così di seguito. E l'Italia fa parte di questo gruppo che è il G8. Quindi, come mai? Certo non abbiamo una grande superficie, No. l'Italia è piccola, è un 28esimo del Brasile, un 30esimo degli Stati Uniti, quasi un 50esimo della Russia. Non abbiamo risorse, non abbiamo miniere, non abbiamo petrolio e perfino la nostra lingua è parlata da un numero esiguo di persone al mondo, perché il cinese è parlato da 1,5 miliardi di È vero. persone, l'inglese da 3 miliardi di persone, noi da 70 milioni di persone, quindi pochissimi. Allora, come mai siamo tra i primi otto? Siamo tra i primi otto perché abbiamo un'alta professionalizzazione. E in questo la creatività quanto conta? La creatività conta, diciamo, al 90%, nel senso che la creatività è fatta di fantasia e di concretezza. È una sintesi di questi due elementi. Non basta avere idee in modo fantasioso, ma bisogna sapere realizzarle. Ecco, noi sappiamo avere idee, le sappiamo realizzare, ma questo Da da sempre. tanto tempo. Con i romani abbiamo messo a punto, che so, il diritto, abbiamo messo a punto l'organizzazione di un impero che a quell'epoca fu il più vasto pensabile. Poi con il Rinascimento abbiamo
cambiato praticamente il concetto non solo di estetica, di etica, di politica, ma il concetto proprio di umanesimo. Pensi che il Rinascimento è venuto fuori in gran parte da Firenze, quando Firenze aveva 19.000 abitanti, e tra questi c'era Leonardo, Michelangelo e così di seguito. E poi abbiamo avuto tutta la grande esplosione del barocco e poi quello del moderno, quindi no, l'Italia si è sempre segnalata per una grande creatività. Però lei ha citato un nome a me molto caro, Leonardo da Vinci. È anche vero che in Italia abbiamo creatività, però spesso bisogna andare via anche per riuscire ad essere apprezzati o riuscire poi a mettere a frutto quello che si è in grado di fare. Lei nota che c'è ancora questa tendenza? Sì, ma guardi, all'inizio del Novecento, un secolo fa, si laureavano circa 6.000 persone all'anno, adesso se ne laureano 160.000, e di questi 6.000, 3.000 erano costretti ad emigrare. Quindi è come se ogni anno emigrassero 80.000 laureati. Quindi sotto questo aspetto è addirittura migliorata la situazione. In passato l'Italia era ancora meno capace di oggi di valorizzare i creativi. E il mondo universitario? Lei vive a contatto con i giovani, lei vive anche le trasformazioni legate alla formazione, all'istruzione, la trasformazione anche legata alla riforma universitaria. Questa università oggi è veramente in grado di preparare professionisti qualificati, quelli di cui stiamo parlando, quelli di cui abbiamo bisogno? Ma io insegno da più di 40 anni. Cercavo ieri di farmi il calcolo di quante trasformazioni ho vissuto, quante riforme, sono più di 15, diciamo quasi una ogni due anni. Mamma mia. E quindi è un marasma inaudito. È un marasma perché la università pubblica non è stata volutamente ben organizzata per dare spazio all'università privata, che invece non ha avuto la forza di emergere. Per cui oggi ci troviamo senza università privata e con un'università pubblica in uno stato molto, molto grave. Noi abbiamo un numero bassissimo di persone che si iscrive all'università, non più del 35%, 40% dei giovani di età universitaria, contro il 70% degli Stati Uniti. Di questi la metà non si laurea, non arriva a laurearsi. Poi dopo la laurea pochissimi fanno dei master e poi pochissimi trovano lavoro. Questa nel suo insieme è una situazione veramente sconcertante. E la motivazione dei giovani? La motivazione dei giovani è tutta affidata ai giovani stessi. La famiglia non controlla, per cui un giovane può frequentare, può non frequentare, può andare fuori corso di parecchi anni, cosa unica nel mondo, perché altrove non si può né andare fuori corso né non frequentare. Le uniche due riforme che si dovrebbero fare è questa. Sono più che sufficienti. La terza è quella di evitare i professori a contratto, che sono veramente uno scandalo. Quindi allo stato attuale l'università proprio è un miracolo che vada avanti. Le risorse sono scarsissime, l'organizzazione è quasi inesistente, le riforme si succedono una dopo l'altra e questo ci mette in una situazione gravissima. Per fortuna in questa situazione siamo pari nord e sud. Al momento dell'unità d'Italia nel sud c'era l'87% di analfabeti, nel nord il 67%, quindi c'era un divario di 20 punti enorme. Oggi siamo pari, per fortuna il sud non ha raggiunto in nulla il nord tranne che nell'istruzione e questo è un fatto positivo. La quantità di laureati, la quantità di alfabetizzati è più o meno pari nel nord e nel sud. E si occupa anche di organizzazione aziendale, di seguire un po' quello che è il mondo delle aziende. Certo. Ecco, l'azienda oggi di cosa avrebbe bisogno? Sempre pensando a questo rapporto formazione, università e poi mondo del lavoro, che è l'aspetto concreto, no? In cui la formazione viene esercitata. Beh, materie che attengono alla sociologia dell'economia, dell'organizzazione, dell'industria, del lavoro, delle professioni, è tutto un blocco. E quindi non posso non frequentare le aziende, significherebbe insegnare una cosa che non so. Ho avuto la fortuna di essere praticamente sia in Italia che altrove, in Brasile ad esempio, consulente di grandissime, delle più grandi aziende, delle più innovatrici. Di che cosa ha bisogno l'azienda italiana? Della stessa cosa di cui ha bisogno il paese, di una classe dirigente.
Ma la classe dirigente dovremmo anche formarla nei luoghi in cui si fa formazione, no? La classe dirigente si forma negli stessi luoghi in cui si hanno idee, in cui si producono idee, e cioè praticamente nei laboratori di ricerca, nelle università, nelle accademie. Noi dobbiamo formare non solo creativi nel campo scientifico e artistico, nel campo scientifico e tecnologico, ma anche nel campo artistico e nel campo umanistico, perché quella è la nostra forza di base. Altri sapranno fare i telefonini meglio di noi, noi dobbiamo metterci dentro invece dei programmi di tipo culturale. Assolutamente. E la formazione verso dove si muove adesso? È una formazione che è legata, ecco, a un discorso di aziende che erogano servizi, è una formazione che cerca di essere fatta all'interno delle varie aziende, è una formazione che è fatta su tempi lunghi? Sì, in Italia abbiamo questa strana situazione che fino a 30 anni fa, 20 anni fa, avevamo delle splendide scuole di management. Si può dire che ogni grande azienda, sia italiana, dalla Telecom, Banco di Roma, Banco d'Italia, Italsider, avevano, Fiat, avevano splendide business school, forse tra le migliori d'Europa, e anche le scuole di aziende multinazionali, penso a Novetrate, a Rivoltella del Garda, dove c'erano le scuole dell'IBM, poi l'ENI, c'aveva Castel Gandolfo. Negli ultimi 10 anni praticamente tutte queste scuole sono state chiuse. Perché? Quindi le aziende pensano di autoformarsi, non si sa in base a che cosa. Un problema economico, un problema di tempi, no, incapacità scelte di capire, filosofiche, incapacità, diciamo. Incapacità di capire l'importanza della cultura organizzativa. Siamo diventati degli autodidatti. Ogni manager americano viene fuori dalle grandi business school, da Harvard, da Stanford, dalla Columbia University, dalla Yale University. Da noi invece praticamente non ci sono scuole di business serie. C'è qualcosa di pubblico, qualcosa di privato, ma non c'è l'idea che la classe dirigente delle organizzazioni vada formata ad hoc, a fondo e bene. Così come non c'è l'idea che la classe dirigente politica del paese vada formata in modo serio. Per cui, diciamo, ci siamo affidati, dopo essere stati degli ottimi cultori di scienze organizzative, ci siamo affidati invece all'autodidattismo, per cui ogni manager si crea da solo, va dei corsi di formazione che quando durano 2 giorni chissà già che cosa sembra, mentre prima duravano mesi. Quando invece per poi sperimentare quello che si è appreso in formazione ci vuole veramente del tempo? Ci vuole anche certo, del tempo per capire quello che si è certo, assimilato? La formazione è un processo che è fatto di grandi episodi, sia iniziali come laurea, come master, come grandi corsi di formazione, sia di formazione permanente che fa un po' da brodo di cultura di tutta la formazione. Terza cosa è fatto della connivenza e convivenza col mondo esterno. Questo è un altro problema grossissimo. In Germania un manager alle 5 del pomeriggio esce, va a cinema, va a teatro, sta con la famiglia. Da noi il manager resta fino alle 8, alle 10 di sera. Non si sa a fare che cosa in azienda. Perché poi le aziende tedesche dove si esce alle 5 vanno bene, quelle nostre dove si esce alle 10 vanno male. Perché forse non sappiamo anche avere una qualità della vita e dei tempi di vita diversi. Ma in gran parte stiamo parlando di manager maschi, i quali restano in ufficio fino a tardi, non tanto perché amano il lavoro, perché odiano la famiglia, odiano stare nel contesto domestico, che considerano un fatto deteriore rispetto al lavoro e che quindi delegano a quella persona deteriore che è la moglie. È una visione del tutto sconclusionata, che direi condividiamo con i paesi latini. Cioè questa viene in Spagna, invece in Portogallo, in Brasile, in Cile, in Argentina, in Venezuela, i paesi della fascia latina. Tutti i paesi invece protestanti, diciamo, quelli che parlano molto bene della famiglia, che non noi cattolici che ne parliamo sempre, e quelli invece agevolano la presenza del manager in famiglia, mentre noi abbiamo creato questa separatezza del tutto sconclusionata. E questo anche aiuterebbe a preparare il tempo della pensione, quando bisognerebbe questo aiuterebbe approfittare varie cose, anzitutto aiuterebbe la società, perché un manager comunque è portatore di un know-how organizzativo. Certo.
E quindi se dalle 5 del pomeriggio in poi riversasse questo suo know-how nella famiglia, nei sindacati, nei partiti, nelle associazioni volontarie, nella politica, la società sarebbe migliore, come è migliore in Germania. Invece restando tutto in azienda, praticamente non si prepara al tempo libero assolutamente, che considera un fatto residuale, ma soprattutto non si prepara al tempo di pensione, tenendo conto che oggi la pensione dura almeno 20 anni, perché un tempo si andava in pensione e si moriva perché la vita media era breve. Oggi insomma è intorno agli 80 anni, quindi se uno va in pensione a 65 anni comunque 15 anni li deve fare fuori del mondo del lavoro, e non avendo assolutamente coltivato il tempo libero non riesce a capire quale film andare a vedere, che libro leggere, che viaggi fare, perché si tratta di una persona a una dimensione, cioè la dimensione dello stare in quella unità di luogo e di tempo che è l'azienda tradizionale. La cosa andava abbastanza bene quando c'era l'industria, oggi che il mondo è post-industriale naturalmente è una carenza grandissima. Anche un attaccamento al proprio posto di lavoro, no? Vediamo tanta certo. gente che potrebbe andare in pensione e sceglie di rimanere. Ma questo io lo auspico. Io penso che noi dovremmo del tutto abolire l'età di pensionamento, nel senso che noi nasciamo tutti uguali, cioè fragili, che non sappiamo parlare, che non ci sappiamo muovere, ma non moriamo tutti uguali. Alcuni muoiono lucidissimi a 100 anni, altri muoiono fragilissimi a 60 anni, alcuni sono stanchi molto prima, altri molto dopo. Quindi avere un'età pari per tutti di pensione è un paradosso. La pensione dovrebbe essere lasciata proprio alla contrattazione personale del lavoratore con l'azienda. E se il lavoratore è d'accordo e l'azienda è d'accordo, è molto meglio lavorare che fare altro. Però tocchiamo un tasto spinoso, come la mettiamo con la situazione attuale, con tutti i discorsi che sono fatti? La situazione attuale è una situazione proprio di demenziale. Anzitutto si dà per scontato che noi avremo una crescita. Ora, in questo momento noi abbiamo un prodotto interno lordo pro capite di 35.000 euro, la Cina 3.700 euro, ma le pare che noi continuiamo a crescere e quelli si fermano? La nostra crescita è dipesa soprattutto dalla rapina che abbiamo fatto delle risorse del terzo mondo. Ora il terzo mondo non si fa rapinare più, il terzo mondo vuole crescere. Abbiamo pregato tanto il buon Dio perché aiutasse i poveri, ora ci sta ascoltando, li sta aiutando. Questo significa che noi dovremmo, per esempio, condividere la benzina con la Cina, che nel 2020 avrà più di 4 milioni di automobili. Dovremmo condividere la benzina con l'India, che avrà quasi 3 milioni di automobili. Ma la benzina significa petrolio, poi significa gas, significa luce elettrica, significa costo di tutto. Quindi, mentre il mondo aumenta la sua ricchezza di 3, 4, 5 punti all'anno, l'Occidente dovrà invece ridurre il proprio potere d'acquisto, dovrà ridurre credo in una decina d'anni di almeno il 15%, ci dovremo abituare ad avere un poco più di spreco di luce, un poco più di spreco di beni commestibili, un poco più di casa meno lussuosa e così di seguito. Dovremo imparare a non sprecare, interrompendo quel circuito folle del consumismo per cui la pubblicità ci fa venire bisogni che altrimenti non avremmo avvertito, il credito ci indebita consentendoci di soddisfare questi bisogni che non avremmo avvertito senza manipolazione pubblicitaria, le aziende fanno poi dei beni che vengono subito superati. Abbiamo avuto l'iPad, è venuta fuori sì. e dopo 3 mesi c'era già il secondo e adesso dopo un anno ci sarà il terzo, si poteva tranquillamente vendere direttamente il terzo come primo. E poi tutta questa tecnologia ovviamente toglie lavoro. E torniamo per esempio ai tablet, i tablet su cui io posso ricevere libri, posso leggere giornali, è una meraviglia, però praticamente elimina tutto il mondo della carta stampata. Significa che elimina tutti i lavoratori che fanno la carta, elimina tutti i lavoratori che lavorano nelle tipografie, elimina tutti, e sono già in grave crisi, gli edicolanti. Quindi migliaia di persone che vengono eliminate, così come una macchina semplice come il Bancomat ha praticamente eliminato quasi 3.000 cassieri. Vero, sì. Il rapporto con le banche, secondo lei?
Quanto le banche stanno incidendo nella nostra vita, le ha citate prima, ma quanto veramente sono la causa di alcuni meccanismi perversi? Diceva Woody Allen, le tre grandi domande dell'umanità sono: da dove veniamo, dove andiamo e cosa ceniamo questa sera. Ora, la politica è quella che dovrebbe indicarci dove andiamo, quindi avere uno sguardo lungo per le future generazioni. L'economia di solito ha uno sguardo di esercizio economico, un anno, un semestre, tre anni, al massimo un triennio. La finanza invece niente, bada a quello che avviene entro pochi minuti. Ora che cosa è successo? Che l'economia con i suoi tempi medi ha mangiato la politica e poi la finanza con i suoi tempi brevissimi ha mangiato l'economia. Ora poi le agenzie di rating si stanno mangiando la finanza. Quindi noi abbiamo che i tempi brevissimi, la miopia politica ha sostituito la lungimiranza politica. Questo significa che non abbiamo bussola. Non sappiamo dove stiamo andando, navighiamo a vista. Navigare a vista è proprio di paesi che non sono in grado di progettare il loro futuro. Se io non progetto il mio futuro, qualche altro lo progetterà per me. E sicuramente non riesco a controllare gli eventi perché non li posso prevedere, certo. Gestisco l'emergenza. Gestisco l'emergenza e cado in un caso, cado in una situazione di disorientamento che è già dovuta al fatto che si stanno affievolendo i confini. Si affievolito il confine tra bello e brutto, per cui non ho più criteri estetici, si affievolito il confine tra bene e male, non ho più i problemi, i criteri etici, si affievolito il concetto di vita, la differenza tra vita e morte, non sappiamo più quando si nasce, non sappiamo più quando si muore, se ne discute continuamente, quindi non ho più neppure i criteri biologici. Con la caduta dei criteri biologici cadono anche le barriere tra religione e scienza, per cui c'è questa confusione. Abbiamo la confusione tra bello e brutto, non sappiamo più cosa è bello e cosa è brutto, non sappiamo neppure cosa è uomo e cosa è donna. Sono tutti confini che avevamo precisi e che abbiamo perso. Contemporaneamente stiamo perdendo una serie di possibilità, magari negative, ma erano possibilità. Per esempio, noi non potremo più dimenticare, perché le macchine ci ricordano tutto, non ci potremo più perdere perché i navigatori ci seguiranno, non riusciremo più ad avere privacy, non potremo isolarci, non potremo annoiarci, non potremo neppure commettere adulterio perché saremo controllati attimo per attimo, rintracciabili attimo per attimo. Questo significa che sta cambiando il mondo e sta cambiando la cultura. La cultura cambia perché noi avevamo una produzione culturale di pochi per pochi. Mozart che componeva una sinfonia per il principe che la faceva ascoltare al suo piccolo entourage, alla sua piccola corte. Poi siamo passati alla produzione culturale di pochi per molti. Lei che fa questo mestiere e che fa un'intervista, poi molti, speriamo, la ascoltano. Ora siamo passati a una situazione di produzione culturale di molti per molti. Wikipedia, per esempio, è prodotto da molti per molti. Facebook è fatto da molti per molti. E così di seguito. Quindi è una terza rivoluzione culturale più forte di quella che si ebbe con l'invenzione della stampa e addirittura prima con l'invenzione della cultura. E noi siamo protagonisti, attori, soggetti attivi e passivi di tutta questa grande, meravigliosa trasformazione che comunque si accompagna all'allungarsi della vita media, e più la vita è lunga meglio è. Si accompagna al fatto di avere più lavoro intellettuale e meno lavoro fisico, quindi avere un lavoro molto più bello, molto più gradevole, molto più creativo che non un tempo. E poi soprattutto si accompagna al fatto che si riduce il lavoro. Quindi noi riusciamo a produrre più beni e più servizi con meno lavoro umano. Questo o si traduce in una ridistribuzione del lavoro, per cui ne facciamo tutti un poco, oppure nella follia attuale che il genitore fa 10 ore al giorno, come dicevamo prima, mentre il figlio è completamente disoccupato. I 2 milioni di manager e di altri lavoratori intellettuali che fanno 2 ore al giorno di lavoro in più, di overtime, tolgono lavoro a 530.000 giovani. È una follia. E questa follia come può essere fermata? Ma il mondo è pazzo e di solito si ferma proprio quando c'è un blocco preciso, è qualcosa di ineluttabile. Tutti noi sappiamo, per esempio, che il prodotto interno lordo
pro capite italiano e il prodotto interno lordo in genere è diminuito di anno in anno. Noi crescevamo di 7 punti negli anni 50, 6 punti negli anni 60, 5 punti, 4 punti, 3 punti. L'anno scorso avevo 0,6 e quest'anno non cresceremo. Eppure fino a questa crisi recente noi non ce ne eravamo resi conto. Oggi finalmente siamo disposti ad accettare riforme che soltanto un anno fa nessuno avrebbe accettato. E per essere lungimiranti, perché la politica torni veramente a guidarci, a guardare un po' più in là e a segnare, a tracciare il cammino per tutti noi? E come prima cosa occorre smettere con questo populismo contro i politici, che stanno diventando una specie di capro espiatorio di tutti i guai. Per esempio, noi abbiamo avuto recentemente un capo del governo che era un imprenditore. Non è affatto vero che se uno non è politico riesce meglio di chi è politico, assolutamente. Noi abbiamo bisogno di una ottima classe politica, non di sostituire la classe politica con gli imprenditori o con i manager. Quanto tempo ci vorrà? L'imprenditore deve fare l'imprenditore e il politico deve fare il politico. Ma per avere un'ottima classe politica quanto tempo ci vorrà? Ma ci vogliono 2 generazioni almeno. E la ricetta? Certo, noi per ora siamo proprio a terra su questo, ma il mondo intero. Noi non abbiamo una situazione con grandi capi di Stato, se vogliamo un po' Obama, ma non ci sono, eccetto la Cina, non abbiamo paesi con grandi capi di Stato. Oggi noi ci siamo riequilibrati abbastanza. Fino a 3 mesi fa avevamo il peggiore governo d'Europa, ci pigliavano in giro tutti, non ci ricevevano, eccetera. In questo momento, in solo 3 mesi, e qui c'è l'Italia con tutta la sua fantasia, in soli 3 mesi abbiamo il migliore governo d'Italia, cioè l'accoppiata Monti-Napolitano è di gran lunga migliore dell'accoppiata Merkel, Presidente della Repubblica, di Sarkozy, eccetera, o in Inghilterra. In questo momento abbiamo la coppia migliore di governanti che ci siano in Europa e soltanto pochi mesi fa era un disastro. Ma se dovessimo descrivere il politico che arriverà fra 2 generazioni, no? Immaginiamo Certo. Questo politico che riesce veramente ad essere la persona giusta, carismatico, il Certo. Leader, che riesce veramente a guardare lontano. Che caratteristiche avrà questo giovane, speriamo? È un politico che ha soprattutto la cosa pubblica al primo posto, non la cosa privata, non la propria azienda, non la propria famiglia, ma l'azienda Italia, diciamo, il paese, il sistema Italia, i sistemi che stanno in questo sistema, cioè la scuola, la famiglia e così di seguito. È una persona che non pensa mai al domani, ma pensa sempre al dopodomani, pensa sempre alle future. Dove ha studiato questo politico? Questo politico ha studiato, studiato un po' in Italia, un po' in Francia, ha studiato un po' ad Oxford, ha studiato un po' a Pechino, ha studiato un po' a Stanford. E il Mediterraneo? Noi ho detto un po' in Italia. No, il Mediterraneo non ha università. Nessun paese del Mediterraneo in questo momento ha università pari ad alcune università di Pechino. A Pechino ci sono, mi pare, 70 università. Io ne conosco 3. Nessun paese del sud del Mediterraneo ha università che so come quella di San Paolo, la USPI, nessun paese del Mediterraneo ha realtà come per esempio il sistema Abreu del Venezuela per la formazione musicale, 350.000 giovani che suonano in grandi orchestre e che vanno a scuola di musica 2 anni e mezzo, per cui a 20 anni sono i migliori musicisti del mondo, penso a Mateus, penso a Dudamel, questi grandi direttori di 25 anni che ormai il Venezuela sforna. O non ci sono scuole come quelle di danza di Joinville in Brasile. Cioè, noi abbiamo trascurato questo e un po' tutto il Mediterraneo. Però l'esperienza, il contatto, la conoscenza del Mediterraneo sarà importante per un politico che vuole veramente portare l'Italia avanti fra 2 generazioni? Il Mediterraneo significa 2 cose, soprattutto. Significa la grande cultura greca e significa la grande cultura illuminista. Sono questi i 2 mondi. Cioè un popolo che ha cercato soprattutto di spiegare l'emotività e di spiegare la felicità umana, ricercandola, e di un popolo che ha dato grande forza alla ragione. Questi sono i 2 grandi punti
del Mediterraneo, oltre al monoteismo. E l'emotività è utile per il manager, il dirigente, il politico? Quanto ma è importante? Sono tutti emotivi gli esseri umani. Tutti gli esseri umani hanno una sfera razionale e una sfera emotiva. Non è fatto vero che il Mediterraneo è più emotivo che solo del brasiliano. Il Brasile è un paese estremamente emotivo. E nella formazione di un manager quanto influisce? Cosa gli dai in più? Un manager finora era formato soprattutto alla razionalità. Ma la razionalità da sola produce burocrazia. Accanto alla razionalità ci vuole la fantasia, che produce invece emotività, produce esuberanza, idee nuove. Quindi occorre una contemperazione di fantasia e di concretezza, la cui sintesi è la creatività. Il nostro tempo sta quasi per scadere, le vorrei fare una domanda che mi sta sempre a cuore quando incontro un ospite all'indiscreto. Il professor Domenico De Masi, oggi docente di sociologia alla Sapienza, esperto conoscitore del mondo del lavoro e delle professioni, chi era quando era piccolo? Cosa sognava? Ero quello che sono adesso grande, ma quello che sono adesso, perché ognuno di noi c'ha dentro un bambino, c'ha dentro un adulto e c'ha dentro un vecchio. Il bambino ci dà l'esuberanza, la fantasia, l'adulto ci dà la concretezza, il vecchio ci dà la saggezza, ma ci dà anche la spregiudicatezza. Io credo che noi dobbiamo preoccuparci, quello devo dire l'ho fatto fin da ragazzo, di essere, come dice Paul Valéry, leggeri come una rondine, non come una piuma, cioè non lasciati a noi stessi. Poi bisogna porsi sempre in modo acerbo nei confronti della realtà, sempre in modo, dice Gilberto Freire, se dipendesse da me non sarei mai maturo né nelle idee né nello stile, ma sarei sempre verde, sempre incompiuto, sempre sperimentale. E poi terza cosa, bisogna avere la flessibilità. Le Corbusier diceva che lui amava la linea retta, la linea più breve fra due punti, la linea creata dall'uomo. Io preferisco quello che dice il mio grandissimo amico Oscar Niemeyer, il più grande architetto vivente, che dice se dipendesse da me sarebbe tutt'altro. Dice ciò che io amo non è la linea retta dura e inflessibile creata dall'uomo, se ciò che io amo è la linea curva, libera e sensuale, e poi aggiunge la curva che incontro nei fiumi, nei monti del mio paese, nelle nuvole del cielo, nelle onde del mare, nel corpo della donna amata, e poi conclude di curve è fatto tutto l'universo, l'universo curvo di Einstein. Ecco, io sono per l'uomo curvo. Io la ringrazio tantissimo, la ringrazio per essere stato qui con noi all'Indiscreto, l'abbiamo fatto così in 30 minuti, abbiamo conosciuto un ospite, il professor Domenico De Masi, docente alla Sapienza di Roma, e speriamo vi sia piaciuto il nostro modo semplice di chiacchierare insieme a voi. Alla prossima!